Buongiorno ragazze, eccomi tornata con un nuovo video, scusate la luce soffusa, ma fa caldo, fa caldissimo e quindi ho tutte le persiane abbassate e questo è il massimo che riusciamo ad avere. Ho questa luce qui puntata qua di lato, spero riusciate a vedere qualcosa, anche se in realtà non è che dovete vedere chissà cosa perché comunque è un video parlato. Allora, come avrete visto dal titolo, sono qui per farvi il video aggiornato sulle valigie per il parto. Il precedente che avevo fatto so che vi è interessato moltissimo e ho deciso appunto di rifarlo aggiornato perché con l'esperienza della precedente gravidanza ho aggiunto e tolto alcune cosine. Quindi questa sarà la lista parto, spero perfetta a questo punto. Questa qui è appunto la lista che mi sono fatta. Se mi ricordo, vi lascerò qui nell'info box il link dove poter scaricare questa qua che l'ho presa appunto da internet e ovviamente poi me la sono scritta io. Allora, come viene divisa la lista parto? Allora, la lista parto, come potete vedere qui, è divisa in cose per me e in cose per il bambino. Allora, per me io adesso vi dico un attimino la lista, vi leggo un attimino la lista e qui vi metterò a lato oppure direttamente verrà inserita al posto della mia faccia che non è chissà cosa da vedere l'immagine, il video delle cose di cui sto parlando. E poi vi farò vedere anche la carrellata finale della valigia, o meglio delle valigie, perché io ho diviso le cose in valigia per il parto vero e proprio e valigia poi per la degenza in ospedale. Allora, per me, spero di essermi ricordata tutto. Allora, per me ho messo reggiseni allattamento, ne ho un paio. E ne ho un paio anche di quelli della Pompea semplici, senza tante pretese, che però sono appunto comodi. Parliamo di mutande e mutande a rete post parto. Cose bellissime da vedere, però ahimè servono. E la cosa più bella in assoluto di tutte, gli assorbenti post parto, che sono delle patacche grandi così che ti occupano metà valigia. Io ho preso il pacco da 30, però me ne sono portati via una decina. Poi, se servono, cioè se me ne serviranno di più, cosa che non credo, perché comunque con Alessandro non mi sono serviti tutti quanti, me ne farò portare su da Manuel. Poi calzini a gusto, però calzini. Ci stanno, metti che vuoi camminare scalza, ci vogliono i calzini. Poi tutto l'occorrente per il bagno, quindi bagnoschiuma, detergente intimo, poi mi sono portata via lo shampoo, tutto quanto mi sono portata via perché se ho la grazia di riuscire a farmi una doccia, magari ho tutto dietro e chiedere a Manuel queste cose è un'impresa, quindi me le sono già preparata io. Le ciabatte, assolutamente, la camicia per il parto. Io ho il camicione, come vedrete, appunto di H&M e due completi, due pigiami per appunto poi la degenza. L'accappatoio, perché in ospedale dove appunto andrò a partorire io, ogni stanza, ogni sala travaglio che poi diventa anche sala parto ha la doccia e in caso di necessità ti fanno, siccome l'acqua appunto rilassa, ti fanno fare il bagno, quindi l'accappatoio. In ogni caso comunque mi servirà se poi riesco a farmi appunto a lavarmi, asciugamani. Poi per il parto sempre ci hanno consigliato di portarci dietro del cibo non si intende la pizza con i peperoni, si intende qualche snack tipo frutta secca, cose del genere, perché non si sa quanto appunto può durare il travaglio e per darti energia appunto è meglio avere dietro qualcosina da mangiare. Le coppette assorbilate io me le sono messe con un asterisco, anche perché i primi giorni, mannaggia lei che mi ha beccato, i primi giorni non abbiamo proprio la vera e propria montata lattea, anche se io, sì, cioè, io mi auguro di averla prima o poi. Abbiamo solamente il colostro, quindi non serviranno, però
me le porto via, visto che comunque occupano poco spazio, io me le sono portate via. E i capezzoli d'argento, sì, parliamo di capezzoli d'argento perché le ragadi sono una cosa terribile. Quindi, avendole provate, se, anche non avendole attato, le ho appunto provate perché Alessandro si attaccava male, quelle ce le ho dietro e sono intoccabili. Poi mi porterò dietro la macchina fotografica perché con Alessandro non l'ho fatto e ho fatto foto solamente con il telefono. I vari cavetti di ricarica per telefono e quant'altro, tutte le cose che sappiamo noi. Una vestaglia che appunto ho preso, questa qua che vedete l'ho presa da H&M sempre. I vestiti per quando verremo di messe, a me stavano, quindi li ho già dentro nella valigia. Quello chiaramente da posto, li ho già preparati tutto quanto. Mi sono messa così nella lista anche qualcosina di make up, cosa che non ho comunque ancora preparato, però sapete, sarebbe bello riuscire a fare le foto di rito magari col bambino quando si viene dimessi con un aspetto abbastanza decente, però non è fondamentale chiaramente. E le fasce contenitive che da quello che ci hanno detto in ospedale non servono a niente, però chi se ne, io ce le ho e le metto perché le metto. Questa è la mia parte, quindi queste sono tutte le cose che porterò per me. E mi sa anche, ragazze, che aggiungerò questo perché la mia manna dal cielo, il rumore che sentite è lui, perché veramente no. Scherzi a parte, si muore senza tanti scherzi. Invece per Tommaso, sempre che si chiamerà Tommaso perché siamo ancora in alto mare, ho la lista che mi hanno dato in ospedale. E poi qua mi sono scritta berretto, body più completo, che sono sempre quelli che mi porto per il discorso parto, una copertina e poi i 4-5 completini e il dudino. Il dudino, per chi di voi non lo sapesse, è lui. È questo qua, che è praticamente un pupazzetto, un peluscetto adatto appunto ai neonati che tu utilizzi. Infatti lo sto portando a letto con me, per quello lo vedete fuori. Viene a letto con me, prende il mio odore e l'odore del papà e quindi poi serve, dovrebbe servire a tranquillizzarlo. Con Alessandro l'ho utilizzato tantissimo e adesso lo utilizzeremo anche con Tommaso. Allora, quello che mi hanno detto in ospedale che serve, primavera-estate, bisogna preparare 4-5 sacchettini contenenti ciascuno una maglietta o body di lana o cotone a mezza manica, una tutina intera spezzata, un paio di calzini o scarpette. Questo è il quanto. Poi per tutte le stagioni un berrettino, una coperta di paglio di lana per mantenere il neonato caldo nelle prime ore di vita. Due o tre bavaglini che appunto ho e poi il cuscino da allattamento se ce l'abbiamo e io appunto ce l'ho perché l'avrete visto nel vlog sicuramente. Bah, non ho mica capito perché si è spenta la telecamera, comunque avevo finito, cioè della serie taglia corto, smettere di parlare, fantastico, fantastico. Comunque ragazze, questo è quello che io porterò. Adesso farò un lavoraccio di montaggio che neanche avete idea, comunque va bene così. E vi faccio vedere appunto ora il discorso delle due valigie. E poi ragazze, niente, se avete qualche domanda specifica, chiedetemi pure qui sotto. E niente ragazzi, ci vediamo in settimana, credo di riuscire a montare anche il weekly vlog della scorsa settimana. Mi sto dando da fare, adesso sto caricando, ho montato il video del quarto compleanno di Alessandro, fra un po' a settembre ne fa 5. Però io l'ho trovato e ho detto no, col cavolo che mi perdo sti ricordi e quindi ho deciso di montarlo. Qui dietro di me vedete la culla di Tommaso che per i primi periodi appunto sarà qui in camera con noi. E niente ragazze, smetto di parlare perché ho già parlato troppo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vi lascio adesso qui, dopo di me.
il video appunto delle due valigie, e qui nelle schede vi lascerò anche, se avete piacere di vedere, la playlist del diario di una gravidanza, quella appunto di Alessandro, dove troverete il video anche sulla valigia. Quindi trovate tutto. Di nuovo ragazze, alla Ecco prossima. qua ragazzi, allora questa è la valigia per appunto il postparto, quindi la degenza in ospedale. Qui dentro ho in questi sacchettini della Pampers le coppette e i capezzoli d'argento. Qui ho alcune bustine che mi serviranno per le cose sporche che darò man mano a Manuel da portare a casa. E qui ho il cambio mio completo per quando verremo dimessi. Di qua invece ho tutti i completini, ho sempre un sacchettino qua, ho parecchi sacchettini da d'emergenza. Ho i completini per Tommaso, divisi in vari sacchettini, appunto questi qua dell'IKEA mi sono trovata benissimo, quindi utilizzo questi. E poi qui ci sono i miei appunto pigiami, sempre di H&M, e la vestaglia. Ecco qua, come potete vedere. Pigiami e vestaglia, e il resto sono appunto i sacchettini di Tommaso, e sotto ho messo appunto le fasce, i due assorbenti normali. Questa invece è la sacca per appunto il parto. Dimenticavo che ho preso su anche questi ciuccetti che non ho intenzione di utilizzare, ma contro ogni evenienza io ce li ho. Non ho intenzione di utilizzarle perché dicono per i primi tempi di evitare appunto l'utilizzo di ciucci e quant'altro, perché il bambino deve imparare ad attaccarsi bene il seno e questi possono rovinare il lavoro fatto, diciamo. Però li porto via lo stesso. Poi qui dentro in questa busta ho tutto l'occorrente appunto che vi dicevo per il bagno, quindi dentifricio, spazzolino e quant'altro. Se poi vi interessa, anzi ve lo metto per sicuro, ve lo metto perché poi so che me lo chiedete, vi metto il link direttamente qua nell'info box di questo set di organizer per appunto la valigia. Qui ho shampoo, balsamo e quant'altro, il phon, lenti a contatto, spazzolino e dentifricio. In quest'altro organizer ho i reggiseni da allattamento e mutande dirette, quelle cose lì. In quest'altro ho le ciabatte, appunto. Qui ho l'accappatoio nella sua borsetta, due asciugamani, quello per i capelli, e sotto lì gli assorbenti. E qui dentro invece il camice da parto e il primo cambio per Tommaso. Questo è quanto. Poi in quest'altra tasca qua, ho la frutta secca. E questo è quanto, ragazze.